Arriva Otranto, la campagna di promozione Buon Pescato Italiano. Siamo con il signor Mario Arzano, sono un referente del progetto Buon Pescato Italiano, del tour La Rotta del Buon Pescato, e come dicevi siamo ad Otranto. Oggi è l'ultimo giorno che siamo qui in città, dopo ci sposteremo a Lecce e poi proseguiremo per l'ultima tappa del tour della Puglia, che è a Barletta. Questo è un progetto di informazione, di conoscenza sulle 16 specie ittiche che vengono definite eccedentarie, ed è un progetto promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, finanziato con i fondi europei della pesca. Come dicevo prima, sono 16 le specie, sono 7 in particolare le specie ittiche tipiche della Puglia. Uno dei nostri slogan è appunto piacere di conoscervi, quindi vi presentiamo il tonnetto, vi presentiamo il pagello, vi presentiamo il sugherello, il lanzardo, che in Puglia sembra che chiamino il lacerto, abbiamo la palamita, abbiamo la lampuga, che sono tutte specie eccedentarie proprio perché si trovano in abbondanza nei nostri mari dal mese di febbraio al mese di novembre. Diciamo che il senso, l'obiettivo del nostro progetto è quello di far conoscere al consumatore queste specie, anche per creare una nuova economia abbinata al mondo della pesca e soprattutto per diversificare l'alimentazione, quindi la conoscenza alimentare. Ricordiamo che queste specie fanno parte del pesce azzurro, pesce dimenticato, pesce povero, come lo vogliamo chiamare, e fondamentalmente sono molto più ricche di omega 3, molto più ricche di proprietà nutrizionali. Ovviamente sono italiane, quindi lasciamo l'economia sul territorio italiano, nella fattispecie sul territorio della Puglia. E il nostro progetto terminerà in Puglia il 31 maggio, 1 e 2 giugno a Bari, con la nostra rassegna gastronomica, durante la quale si potrà degustare gratuitamente il pescato locale, con la partecipazione, ricordiamo, di tutte le marinerie, tutte le cooperative della pesca. E ovviamente sarà un momento di incontro anche per tutti i comparti dell'agroalimentare abbinati al pescato locale. Quindi questo è un pesce che non si trova da allevamento, è un pesce che viene spontaneamente dal mare. Sì, come dici tu giustamente, è un pesce che viene dai nostri mari. Proprio per questo uno degli slogan del nostro progetto è appunto tipico. Tipico perché si pesca in abbondanza nei nostri mari. Ricordiamo che spesso questo pesce viene rigettato in mare oppure viene utilizzato per il consumo, la sussistenza a bordo dei pescherecci, proprio perché non c'è richiesta. E quindi noi andiamo a colpire il consumatore, andiamo a colpire, come è stato nel caso di Otranto, siamo stati nelle scuole materne, nelle scuole elementari, andiamo a colpire i più piccoli in maniera tale che loro passino il messaggio ai propri genitori per incentivarli a consumare, ad acquistare il pescato locale. Anche la professoressa ha avuto la maglietta. Grazie maestro, la regalerò ad un mio alunno. Ha avuto una mia alunna che non l'ha avuto. È bellissima questa iniziativa. Grazie a tutti. La vostra scuola viene da dove? Da comune di Monteroberto, in provincia di Ancona, istituto comprensivo Gigli. Venite dalle Marche ad Otranto, cosa la sta incuriosendo di questa località? Un po' tutto, il mare in primis, e quindi siamo venuti anche qui a visitare la mostra che state facendo per mangiare del pesce che conosciamo poco. Siamo venuti a visitare questo bellissimo territorio, molto diverso dal nostro, perché comunque non c'è solo un interesse storico ma anche enogastronomico. Molti ragazzi sono stati molto interessati anche dal bellissimo mare per quest'estate. Grazie, buonasera. Allora, 1, 2, 3. Grazie. Facciamoci una foto di gruppo.